In quei giorni il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore. Pace a voi. Dalle tentazioni di Gesù nel deserto alla trasfigurazione di Gesù sul Tabor davanti a tre testimoni prescelti, Pietro, Giacomo e Giovanni. È un salto, è una rivelazione. È la rivelazione di Gesù che porta con sé il senso della lotta e la certezza della vittoria. La lotta con il tentatore nel deserto è la vittoria su di lui. La lotta con la sofferenza e con la morte è la vittoria sulla morte, considerando la trasfigurazione come un annuncio della vittoria pasquale, tanto che il Signore, visto l'entusiasmo dei testimoni, pone come punto di riferimento la Pasqua. Dalle tentazioni alla trasfigurazione. Ma cosa si pone per noi in mezzo a questo cammino da compiere in cui c'è lotta e c'è vittoria? In cui c'è morte e c'è vita. Considerando proprio il Vangelo, per noi si pone l'accoglienza nella fede di Gesù, come la voce del Padre lo presenta, l'amato, in cui ha posto il suo compiacimento, ed è un'accoglienza che si realizza in quel comando. Il comando antico che attraversa tutta la storia della salvezza. Shema, ascolta, ascoltatelo. Allora il nostro percorso dalla tentazione alla vittoria, dalla morte alla vita, richiede il riconoscimento della fede del figlio amato e un riconoscimento che esige l'ascolto. Ascoltatelo. Nel percorso sinodale la parola ascolto è sempre la prima, perché con questa parola noi ci poniamo nell'ascolto del Signore che ci parla, dei fratelli che ci parlano, della coscienza che ci parla, del mondo che ci circonda, che ci parla. L'ascolto esige silenzio, l'ascolto esige pazienza, l'ascolto esige decisione e il tutto si racchiude in un'unica parola, obbedienza. L'ascolto che non arrivi a una decisione che poi va vissuta nell'obbedienza non a quanto decido, ma nell'obbedienza a ciò che ho ascoltato e che nella decisione finalmente rendo personale e quindi vivo nell'obbedienza.
L'ascolto comprende tutti questi passaggi che viviamo personalmente nella nostra vocazione e che siamo chiamati a vivere come Chiesa, nel cammino di Chiesa, sinodale, ecclesiale, ma che siamo chiamati a vivere. Dall'ascolto il circolo si chiude, il cerchio ermeneutico si chiude non nel dire ho capito, ma nel dire ho obbedito. E all'ascolto che porta all'obbedienza e che si concretizza nell'obbedienza ci porta alla prima lettura. Genesi, l'inizio potremmo dire della storia in cui Dio dialoga con l'uomo che è nel peccato, certo, ma con l'uomo che è nel peccato capace di ascoltarlo e di obbedirgli. È la vocazione di Abramo. Si colloca all'incirca, secondo gli studiosi, nel 1800 avanti Cristo. È importante però la storia in cui si colloca, perché qui nel libro della Genesi usciamo dagli 11 capitoli cosiddetti eziologici, cioè di qualcosa che è vero e reale ma che non è storicamente riscontrabile o determinabile. Invece con Abramo inizia la storia. La storia che si può individuare. Una storia che non è tanto eziologia, scoperta delle cause del presente, ma è sviluppo nel tempo e nello spazio, nella vita degli uomini, degli effetti dell'azione di Dio che salva. Lì sono le cause, che sono spiegazioni di quanto avviene. Qui invece siamo nella storia, ciò che realmente avviene. Quando si ascolta Dio, quando si obbedisce a Dio, quando questo rapporto di ascolto e obbedienza diventa veramente percorso di fede. Il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti indicherò. L'ascolto inizia sempre con un comando. Un comando che chiede attenzione, ma soprattutto un comando che porta in sé una promessa. Obbedire al comando significa credere nella promessa. Il comando è vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre. La promessa: farò di te una grande nazione e ti benedirò. Il dialogo con Dio può essere un dialogo che fa crescere la fede proprio per queste due dimensioni. Ascoltare il comando, fidarmi della promessa. E quando la fiducia nella promessa cresce, cresce anche di fronte all'impossibile, cresce anche di fronte a ciò che sembra andare in un'altra direzione. Quando questa fiducia nella promessa cresce, allora è effettivo il nostro atto di fede. E divenendo effettivo l'atto di fede, si obbedisce al comando. Il comando, la promessa, l'atto di fede che ti fa obbedire al comando. È la nostra vita. La nostra vita di credenti. La nostra vita di figli di Abramo. Abramo fu giustificato per la sua fede. Ecco che significa essere giustificati per la fede. Entrare in relazione con Dio perché pongo in Lui la mia fiducia, pongo in Lui la mia persona, pongo in Lui il mio destino.
nella promessa Dio guarda sempre molto lontano. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Dio guarda lontano nella promessa, ma la promessa di Dio non si avvita su se stessa, cioè non si limita e non si compie nella persona che è chiamata. Ma la persona che è chiamata crede nella promessa nella misura in cui accetta di essere strumento di benedizione per gli altri nelle mani di Dio. Essere strumento di benedizione per gli altri nelle mani di Dio è diverso dai progetti di grandezza per la propria vita. Farò cose grandi, non è cristiano. Farò opere eccezionali che tutti ricorderanno, non è del credente. Il credente dice: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. E quando la Maria, che si pone nella discendenza di Abramo, non solo per il sangue, ma per la fede. Ecco perché anche dalle pietre Dio potrà far sorgere discendenti di Abramo, perché l'importante non è il sangue, l'importante è riconoscere che Dio mi chiama all'obbedienza, perché Egli vuole fare con me grandi cose, con me inteso come strumento, come collaboratore. E questi sono passaggi molto delicati, perché anche in questa prospettiva si potrebbe cadere in una mania di grandezza e di potere. La grandezza di chi si sente eletto per fare grandi cose. No. L'umiltà di chi si pone al servizio di Dio perché Lui faccia grandi cose che tante volte sono contrarie, opposte ai miei progetti e alla mia volontà. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Abramo è strumento di benedizione in una circolarità di grazia. Sì, perché la benedizione è diffusiva ed è inclusiva. E la benedizione esige tra i chiamati che obbediscono una reciprocità. La reciprocità della benedizione, in qualche modo, prefigura ed esige la reciprocità dell'amore fraterno. L'amore vicendevole è la forma completa, perfetta, della reciprocità della benedizione. Allora Abramo partì, come gli aveva ordinato il Signore. L'obbedienza di Abramo. Allora Abramo partì. Partì consegnando la sua vita alla promessa e condividendo con Dio la reciprocità della benedizione.